Ciao ragazze, oggi parliamo del Builder Clear, quello di Aglia, uno dei miei gel preferiti. Allora, ho deciso di fare alcuni video per spiegarvi bene gel per gel, quindi così è anche più facile riuscire a scegliere, perché molti di voi mi scrivono in privato quale gel scegliere, che caratteristiche ha, come lo posso usare, eccetera, eccetera. Quindi facendo un video è molto più semplice riuscire a capire se può essere la scelta giusta oppure no. Allora, questo è stato uno dei primi gel che io ho acquistato e di cui proprio non posso farne a meno. Allora, questo è il builder. Lui non si muove, ma nonostante non si muova, è comunque un gel molto morbido da lavorare. Molte di voi mi chiedono la densità, com'è, come non è, eccetera. È difficile da spiegare. Questi gel sono particolari, nel senso che hanno una loro densità diciamo propria. Comparare questi ad altri gel faccio un po' fatica a volte, perché allora, questo è il builder, quindi non è colloso. Cioè, una volta che io ho tirato su, se vedete, non fa troppo filo, non è colloso, ma nello stesso tempo, se io lo utilizzo, cioè è molto morbido. Io con questo gel riesco a fare lavori molto veloci e lui si è già sistemato. Ecco, a volte capita che nel barattolo, adesso in questi barattoli molto meno, ci siano delle piccole bollicine. Io ho pensato che sia proprio per questa densità un po' particolare, un po' gelatinosa, un po' morbida, così che nel trasporto, magari frullando un po', si facciano delle bollicine, però ultimamente ce ne sono nei barattoli molto molto meno rispetto all'inizio, quindi va molto bene e si riescono comunque mentre io lo stendo, si riescono tranquillamente ad eliminare. Quindi io in 30 secondi sono riuscita a sistemare, insomma, la mia pallina. Quindi è molto morbido, infatti, come vedete, non fila. Perché quelli che sono un po' mielosi, un po' collosi, io onestamente ci faccio un po' fatica a lavorare, perché sono molto faticosi da andare a stendere. Questi commenti, queste recensioni sono puramente personali, nel senso che come lavoro io e come, insomma, ognuno ha la sua mano, ognuno ha il suo modo di utilizzare il prodotto, quindi quello che vi dico non prendetelo per oro colato, ma sono dei miei commenti, insomma, ecco. Quindi questo gel qua io lo uso sia in allungamento che copertura unghie naturale, che refill, tutto. Io ci faccio tutto con questo gel qui. Ecco, adesso che siamo in questa stagione, magari scotticchia un pochettino, appena appena, rispetto magari agli altri gel che Aglia. Però diciamo che, insomma, è sopportabile. In estate, come sappiamo, tutti i gel bruciano, quindi eccoci. E basta. Quindi qui avete visto comunque la densità, lui non cola nemmeno, cioè, volendo, perché comunque siamo fuori, ci sono quasi 30 gradi e lui sta fermo. Però nello stesso tempo avete visto che ho fatto molto presto a sistemarlo, quindi è proprio il mio preferito. Ci faccio tutto, si pinza molto bene. Ecco, si pinza dopo in allungamento 20 secondi. Se fate la bombatura ce ne vogliono anche, cioè riusciamo a fare un altro dito e poi pinzare tranquillamente questo. Una volta che si sente scottare, quello è il momento ideale per pinzare, dopodiché comincia a diventare troppo duro e non si riesce più a fare niente. Quindi questo è il builder, questo è quello da 50, c'è anche scritto il codice ed è un costruttore metodo trifasico, quindi qua ci vuole primer, la base, io uso sempre, e poi usate il builder.
Ok, spero che questo vi sia servito a fare un po' di chiarezza e al prossimo video. Ciao!